Il nostro viaggio per Torino inizia dalla stazione Termini di Roma, vagone 7 e rigorosamente posto finestrino per godere delle bellezze naturali che abbiamo nel nostro paese. Almeno all'inizio c'era l'idea di recuperare qualche ora di sonno, ma poi... E va bene, sono cose che capitano. Così per ammazzare il tempo, su Instagram ho deciso di giocare con voi. Ebbene sì ragazzi, qualcuno di voi ci ha azzeccato, altri abbastanza fuori strada, ma siamo... Ta-da! Torino è una città dal fascino unico, a metà strada tra la sobrietà e il lusso ottocentesco e la vitalità di una metropoli moderna, il cui aspetto giovane e dinamico viene dato dai numerosi locali che da Piazza Castello si diramano per tutta la città. E finalmente siamo arrivati nella piazza principale di Torino, che è Piazza San Carlo. Orgoglio da parte dei cittadini di Torino, tant'è che infatti lo chiamano il salotto della città, per quanto è bello. E hanno anche ragione. La prima tappa del nostro viaggio è il Museo Egizio. Stiamo parlando di uno dei musei più importanti al mondo, tanto da essere secondo soltanto a quello del Cairo, per importanza e per numero di reperti conservati. È anche l'unico museo egizio al mondo ad intrattenere ottimi rapporti, collaborazioni e progetti di ricerca con quello del Cairo. Il nucleo originale delle collezioni del museo nel 1930 contava circa 30.000 pezzi, che hanno raggiunto la cifra di 37.000 con l'acquisizione negli anni successivi. Come già detto, quello che rende il museo straordinario però non è soltanto la quantità, ma soprattutto la qualità dei reperti esposti. Infatti è possibile ammirare statue, mummie, papiri, amuleti e monili vari. Ragazzi, ci sta piacendo veramente tantissimo questo museo. È diviso su 4 piani e adesso siamo al terzo piano. Proseguiamo la visita perché comunque è molto molto grande. Ragazzi, ma cos'è questa sala? Mamma mia, che bellezza! E dal Museo Egizio ci spostiamo verso la Mole Antonelliana. Eccoci qui, siamo tornati nuovamente sotto la Mole, ma a differenza di ieri, oggi entriamo, soltanto che dal momento che sotto c'è il Museo del Cinema, oggi entriamo e andiamo a visitare il museo. Ci sarebbe anche la possibilità di poter salire con l'ascensore fino a su, ma c'è una fila dall'altra parte qui, non si vede, che è di quasi 4 ore, qui fuori fa un freddo cane, quindi vorremmo evitare. Curiosità sulla Mole è che fino al 1908 è stato l'edificio in muratura più alto di tutto il mondo, lo sapevate? Stiamo parlando del simbolo architettonico della città di Torino. Inizialmente fu concepita come una sinagoga, prima di essere acquistata dal comune per farne un monumento all'unità nazionale. Progettata e iniziata dall'architetto Alessandro Antonelli nel 1863, venne poi conclusa solo nel 1889. La visita all'interno del Museo del Cinema si sviluppa su due piani. Al primo piano si trova la sezione dedicata all'archeologia del cinema, e con archeologia in questo caso si intendono tutte le tecniche, l'evoluzione storica e gli oggetti di scena e di ripresa utilizzati precedentemente al modo che noi conosciamo di fare cinema. Proseguendo fino al centro della Mole Antonelliana ci si ritrova all'interno di un'enorme sala chiamata Aula del Tempio, dove troneggia un'enorme scala elicoidale, ai cui lati sono allestite numerose mostre temporanee che ti danno la sensazione di un viaggio nel tempo.
Eccola, questo è l'ascensore di cui parlavo prima, che vi porta fin su in cima. Ragazzi, allora consiglio assolutamente di venire qui al Museo del Cinema, perché ci sta piacendo un sacco. C'è proprio un'evoluzione storica raccontata del cinema, dalle primissime pellicole, anche quelle dei fratelli Lumière, alle pellicole più importanti della storia recente, e ci sono tantissimi set ricreati, come avete visto prima, che sono tutte quante queste qui sotto. In realtà là c'è anche una realtà aumentata che non siamo riusciti per il momento a visitare, perché comunque c'è della fila. Vediamo se poi riscendendo ce la facciamo. Eh già, perché il primo piano della Mole Antonelliana è dedicata a tutti quei set cinematografici che hanno fatto la storia del cinema. Infatti avrete la possibilità di visitarli e di vivere l'esperienza a 360 gradi. Dopo tutto questo camminare e visitare, una pausa è d'obbligo, anche perché cominciamo ad avvertire un certo languorino, e così ci immergiamo nella cucina torinese, fatta di tradizione ed arricchita di sapori ed ingredienti nobili. Tra i piatti tipici di questa cucina bisogna ricordare il vitello tonnato, gli agnolotti del plin, il tajarin, la bagna cauda e l'immancabile bicerin, bevanda storica composta da caffè, cioccolato e crema di latte. Termina qui questo primo video dedicato alla città di Torino. Spero che ti sia stato utile, e se così fosse fammelo sapere nei commenti, lasciami un like e iscriviti. Ci vediamo al prossimo video.